Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni lancia nelle scuole un progetto per il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici. Sabato scorso, infatti, si è svolta la presentazione di un report sulla raccolta RAE nei comuni del parco. Illustrato, inoltre, il progetto di sensibilizzazione collettiva dal titolo Riciclare i RAE alleggerisce il pianeta per un parco differente, messo a punto dall'ente parco per migliorare la raccolta differenziata dei RAE, aumentare il recupero delle materie prime e seconde e salvaguardare l'ambiente dall'abbandono degli apparecchi elettrici ed elettronici. Oggi abbiamo fatto questa bellissima giornata in cui c'è stata la partecipazione, oltre che di tanti amministratori di alcune scuole qui di Vallo, e credo che sia stata l'occasione molto molto importante per spiegare l'utilità di un comportamento virtuoso rispetto al riciclo e al riutilizzo e soprattutto al corretto smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. C'è stato l'ingegnere Ariendi, del presidente del consorzio nazionale che si occupa di questa problematica, che ci ha fornito degli spunti molto interessanti, anche delle notizie e dei dati che ci devono far riflettere per il futuro. Noi come parco ce la metteremo tutta e metteremo in campo un'azione di sensibilizzazione forte, non solo nelle scuole, ma anche nei confronti dei cittadini e degli amministratori locali. Peraltro presenti anche abbastanza numerosi questa mattina, per mettere in campo un'azione forte che possa portare il Parco del Cilento a diventare un'area vasta dove davvero venga effettuata una raccolta di rifiuti elettronici in modo corretto e in linea con i parametri stabiliti dalla Commissione europea. Ma i cittadini hanno due possibilità: la prima è quella di avvalersi delle strutture messe a disposizione dei comuni, quindi le isole ecologiche o il ritiro domiciliare dei rifiuti elettrici e elettronici, e quindi dare ai comuni gli elettrodomestici che non funzionano più, le apparecchiature elettroniche che non funzionano più. La seconda possibilità invece è quella di avvalersi dei servizi che la legge obbliga i negozianti a fare, sono il ritiro uno contro uno delle apparecchiature, vale a dire la possibilità di consegnare gratuitamente il RAE da buttare quando si compra un'apparecchiatura equivalente, per questo si chiama uno contro uno. Questo vale per qualunque negoziante e vale per qualunque tipologia di apparecchiatura. Oppure il secondo servizio è il servizio 1 contro 0, quindi la possibilità di dare ai grandi negozi, la legge dice quelli con più di 400 metri quadri, il piccolo elettrodomestico da buttare, la piccola apparecchiatura, fino a 25 centimetri, anche quando non si compra niente. Per questo si chiama ritiro 1 contro 0. Invece per quanto riguarda i dati italiani sulla raccolta, insomma, noi siamo sempre la pecora nera rispetto all'Europa. Per quanto riguarda il Parco Nazionale, che cosa ci può dire? Insomma, i dati come sono? Allora, innanzitutto l'Italia globalmente è davvero la cenerentola d'Europa, raccogliamo 5 kg per abitante all'anno. E invece la Comunità Europea dal 2019 obbligherebbe l'Italia ad arrivare a oltre 8 kg, quindi abbiamo ancora molta strada da fare. Per quanto riguarda l'area del parco, il dato è mediamente un po' inferiore a quello italiano, quindi non arriva ai 4 kg per abitante, e il comportamento dei diversi comuni all'interno del parco è abbastanza disomogeneo. Ci sono comuni molto virtuosi che superano la media nazionale, ci sono comuni per nulla virtuosi che non raccolgono quasi niente, e quindi bisogna che le singole amministrazioni comunali si diano a fare per consentire ai propri cittadini di fare la raccolta differenziata anche di questa tipologia di rifiuti, e anche un po' per informare i cittadini, perché altrimenti continueremo a buttare nel sacco nero le nostre piccole apparecchiature come se fossero rifiuti indifferenziati.